nostro canale YouTube del blog Equilibrio Instabile. Io sono Giuseppe Rupoli. Io sono Giacomo Giglio. E alla telecamera abbiamo Filippo Segato. Oggi abbiamo una bandiera della Juventus, uno dei giocatori più importanti della storia degli anni 70-80 della squadra bianconera. Ha vinto quasi tutto quello che c'era da vincere, 8 scudetti, 2 Coppa Italia, una Coppa UEFA, la prima Coppa Internazionale sollevata da capitano nella famosa notte di Bilbao, e tra poco faranno 40 anni, il 18 maggio, dico bene? Mi pare che sia diverso. E poi anche di una Coppa delle Coppe, proprio l'anno del ritiro, se non sbaglio, l'inizio dell'era Platini. 84, sì. Com'è essere, ancora adesso, ricordate com'è stato essere una bandiera di una squadra seguita e vincente come quella Juventus dell'epoca? Ma l'elemento portatore è fondamentale, la Juventus, che è una squadra più seguita in Italia, e quindi aver militato nella Juventus mi facilita tutto questo. E comunque la cosa mi entusiasma e mi fa molto piacere, soprattutto perché ritengo che essere ricordata così tanto tempo non è il portatore soltanto della Juventus, ma anche perché qualcosa di buono ho fatto. E questo mi riempie di tanto orgoglio e mi dà mi rende consapevole che se tu ti comporti bene nella vita, e io nel calcio credo di essermi comportato bene, poi tutto ritorna ed è significativo. Poi in effetti, se io, guardi, avevo smesso di giocare da alcuni anni, credo una decina d'anni, anche, forse anche. Mi sono trovato a Milano per combinazione così in un bar, siamo andati a prendere un caffè, ho visto quando sono entrato ho visto l'espressione del barista che mi ha guardato e nella sua espressione c'era tanta diffidenza, cioè è lui o non è lui. Ma mi ha fatto una domanda, ma scusi lei è? Detto, sì, sono io. A momenti si inginocchia, ma ha fatto tanti di quei complimenti. Io ho detto, guarda che roba, essere ricordata a distanza di anni è significativo, è piacevole, anche vuol dire molto. E delle sue tante vittorie, qual è quella che ricorda con più piacere, di cui ha ricordo più vivido? Guardate, i ricordi delle vittorie sono tutti belli. Il primo campionato è significativo per me, anche perché veniva da un periodo molto difficile difficile nel senso che erano tanto tempo che non vincevo più un campionato, almeno l'ultimo era nel 67. Quindi erano 5 anni che non vincevo il campionato, ma poi devo dire era il primo per me, per il sottoscritto, che ho cresciuto nella Juventus, e quindi aveva un duplice significato il campionato, però anche quello di ero solo tifoso della Juventus. Quindi c'erano tutto un insieme di cose che mi hanno riempito di soddisfazione. E il fatto poi, una cosa curiosa, l'ho festeggiato con un tifoso del Torino. Che non festeggiava, che era molto. No, era un amico, era un simpatico, quindi era contento anche lui. Anche se quell'anno avevamo avuto come avversario importante il proprio il Torino. No. Di Giannoni, ma poi quell'anno ci fu anche una serie di soddisfazioni importanti che fecero sì che il campionato vinto avevano tanti significati. Uno, allora, quella era una squadra che era stata impostata alcuni anni prima, però aveva come fondamento la composizione della squadra, che era composta da alcuni giocatori che venivano dal settore giovanile. E quindi questo era un riaffermare un concetto molto importante.
che i giocatori cercavano di farseli in casa, di costruire qualcosa per il futuro, e quello fu significativo. Sì, anche per ciò che colpisce, almeno vedendo, io non ho vissuto il calcio all'epoca, ho iniziato a seguire il calcio a metà anni 90, però ciò che colpisce era l'attaccamento alla maglia. Non so, lei, Bettega, rappresenta l'altra juventinità come magari nel Toro, altri come Pulici, Graziani, e si vedeva che comunque erano battaglie sportive, sempre si parla, ma c'era proprio un attaccamento diverso, sembra, era professionismo ma anche legato a un certo sentimento. Una parte essenziale della Rosa era, veniva dal settore giovanile, erano ragazzi che venivano inseriti nel tempo e poi arrivavano a occupare vari ruoli, se erano titolari, se erano quello, però c'era una componente importante del settore giovanile. Un'altra componente importante è che non c'era questo tourbillon di giocatori che arrivavano, entravano, facevano il mercato a novembre, gennaio, casino così. C'era solo la sessione estiva? Allora, no, non c'era quella di novembre. Anche. Ah, quello. C'era anche quella di novembre, però era un mercato di riparazione, si diceva, ma non significativo, perché o eri forte e allora potevi andare avanti, poi adesso il calcio è cambiato, il calcio per via delle televisioni che sono invasive, che hanno condizionato molto il cammino delle società, lo condizionano ancora e lo condizioneranno in modo significativo anche in futuro, è che non c'è più un orario delle partite. C'è il calcio spezzatino. Sì, infatti. Io faccio fatica ad apprezzarlo. Però una volta alle 14.30 si entrava in campo tutti quanti, ben venga la televisione perché porta le partite di calcio, che è una delle manifestazioni più seguite e più interessanti per il cittadino, per lo spettatore, quindi ben venga la televisione. Dovete pensare che ai miei tempi non c'erano sostituzioni, poi ho cominciato con sostituire il portiere, perché era giusto, il portiere se si faceva male, poi dovevano far entrare un giocatore in porta, allora sostituire. Poi hanno messo il tredicesimo, quindi anche la possibilità di sostituire un giocatore. Poi hanno allargato e ne hanno messo in panchina 5, compreso il portiere, se non 16. Poi adesso poi hanno fatto il casino delle numerazioni. Adesso ci sono quelle. Allora erano fisse l'1 all'11, il 12 era il portiere di riserva e il 13 era il giocatore che poteva entrare in caso di sostituzione. È preistoria da parlare, però era un calcio bello, interessante, c'erano valori tecnici molto sviluppati, meno velocità, ma più tecnica. E di quel periodo, diciamo che a metà anni 70 Torino era un po' la capitale del calcio italiano, nel 76 ha vinto il Toro, nel 77 vince la Juve facendo coppiata Coppa UEFA e Scudetto, e poi soprattutto una rosa di tutti gli italiani. Se non dico una, oh, no, lo dice giusto. Una stupidaggine. E cosa si ricorda di quel clima da derby? Perché credo che fossero ancora più infuocati di quelli attuali, c'era proprio un trasporto, tutta la città subiva questo evento. Sì, erano partite molto tese, molto sentite. Per noi eravamo come mentalità impostati sul campionato. L'obiettivo nostro era vincere il campionato. Poi c'erano delle partite importanti che si cercava di vincere. Ma non era la partita della vita, era una partita sentita, importante, significativa, ma non finiva tutto lì.
Quelli del Torino invece la pensavano diversamente. Per loro vincere il derby era vincere il campionato. Avrebbero fatto carte false pur di vincere il campionato e il derby. Per noi io parlo anche per me, quello che sentivo, per me era una partita importante. Io ero cresciuto nel settore giovanile della Juventus, quindi i derby ero abituato. Si arrivava a quella partita probabilmente molto tesi, con una tensione che durava tutta la settimana, forse a causa anche della carica agonistica che Boniperti, che aveva vissuto i derby negli anni trascorsi da giocatore. Insomma, poi alla fine spesso eravamo persino troppo carichi e finivamo per giocare male. Sì, si sentiva anche da parte di Juventina comunque il derby. Molto, c'è un po' la leggenda molto. Che si sentisse fosse una partita un po' come un'altra, invece no. Non era una partita come le altre e la tensione che avevamo addosso lo testimoniava. Ma noi eravamo in grado poi di puntare anche altri obiettivi, quello del Torino no. Prima di passare e finire con l'attualità, volevo chiederle, ha giocato con tantissimi fuori classe, da Beteca, Platini, Zoff, Scirea, qual è il compagno che la colpiva già in allenamento per la sua bravura, così solo ad osservarlo? Invece qual era un avversario molto difficile da marcare e da affrontare, un campo nazionale internazionale che tutte le volte era una vera battaglia e la faceva sudare più del solito? Ma quello che ha fatto per me la più grande trasformazione in senso positivo è stato Tardelli, che è arrivato alla Juve da giocatore anche in un altro ruolo, da terzino, e poi ebbe uno sviluppo sia tecnico, sia tattico, sia anche fisico notevole. Quello per me è il giocatore più importante che è migliorato molto. Sì, migliorato molto ed è stato uno dei più importanti per la Juventus. Invece come avversario ha affrontato, poi soprattutto il calcio degli anni 70-80, ma il calcio era molto alto. Era un calcio diverso, allora c'era molto tattica, c'era agonismo sicuramente, ma era un'impostazione diversa per il gioco, specialmente in alcuni ruoli si cercava di non far giocare l'avversario, quindi allora c'era il marcatore uomo, c'erano certi tipi di comportamenti. Si poteva picchiare di più rispetto ad adesso? No. Meno prove TV? No, no, assolutamente. C'è un po' questa leggenda che fino a non molti anni fa con meno telecamere tutto si potesse... Ma tanto la partita durava... La partita dura 90 minuti, c'è un arbitro che non guarda né moviola né cosa, no. Che giudica e fa. In quel momento ma anche adesso. Si sbaglia. Ma allora come adesso, non è che sì. Ci sia la moviola in campo. No, no, quello sì, però si dice che adesso si è diventato un po' più un calcio per signorine rispetto a quello che magari era un calcio no, esatto, di più. Quello che noto è che c'è molta... I giocatori hanno imparato una tattica, quella di cadere. Ecco. Sono diventati dei cascatori. 9 volte su 10 io fossi arbitro non darei fallo. Perché si vede che proprio poi è accentuata la ma cosa. Sì. Ai miei tempi, a me, io parlo per me anche, era un disonore cadere. Disonore. Soprattutto quando l'avversario era temuto, era forte così, non ho mai fatto niente. Anche se poi magari avevo male, non ho mai fatto niente, non ti do la soddisfazione di vedermi soffrire. Adesso non lo accettano, perché buttano per terra, cascano, fanno. No, è un modo di concepire le cose un po' furbo, meno sportivo. Però poi il fine giustifica i mezzi. Sì, vero. No, niente, sì, volevo un po' andare sull'attualità, ma siccome c'è questo paragone sempre più forte tra la Juve di oggi, che si appresta a vincere il 6° scudetto, e un po' la Juve dei suoi tempi, diciamo, no?
E quindi la domanda che un po' tutti si pongono è se si possa fare un raffronto, cioè se è più forte questa Juve o no, oppure, come penso io, è un po', come anche ha detto un po' lei, cioè fare un raffronto con quel calcio è un po' fuori luogo. Non è semplice, ogni stagione ha i suoi frutti, quindi ogni periodo ha la sua squadra, le sue cose. La nostra è una squadra formata da giocatori italiani, tutti bravi, fatta di veniva pensata dalla società, in quel caso era Polperti, che aveva impostato la squadra secondo certi principi e concetti di calcio. Fare un raffronto adesso non è semplice, perché adesso si è talmente sviluppato in senso ampio la ricerca dei giocatori in Italia e all'estero, che credo che sia più difficile fare squadra oggi rispetto ad allora, però ci sono più opportunità. Quello che comanda è il dio denaro. Se tu hai la cassaforte piena, puoi accedere a certi livelli di giocatori. Se non ce l'hai, se ce l'hai vuota, ti devi accontentare di quello che passa al convento. Questo è un bel calcio comunque. Sì. Questo calcio a me piace molto, perché sintetizza dei concetti importanti, che sono la velocità e la tecnica, che sono fondamentali, che erano fondamentali anche nel mio periodo, ma ora in modo particolare. C'è meno tatticismo oggi rispetto a una volta. E in ultimo, cosa posso dire? I giocatori attuali sono più vulnerabili rispetto al mio periodo. Io ricordo che normalmente disputavo dalle 27 alle 28, c'erano il primo anno che sono venuto la Juve, venivo dal Palermo, ho fatto 30 partite su 30, c'erano meno impegno, però ho fatto 30 su 30. Adesso giocano 3, 4, 5 partite e poi si infortuna. La Juve un po' di meno, perché vedo che però hanno una rosa molto ampia e quindi l'allenatore ha la possibilità di fare dei carichi di lavoro differenziati e li utilizza. Allora non era così, c'erano, mettiamo, 14, 15 giocatori, 16, ma della prima squadra, più 3 o 4 che venivano dalla primavera, dalle squadre dei giovani. E si formava una rosa che poi erano sempre quelle, quindi i giocatori lì nel principio erano quelli e difficilmente venivano sostituiti, a meno che di qualche infortunio grave. Però ripeto, questo è un calcio che mi piace, è molto spettacolare, cioè, la televisione è troppo invasiva, degli spogliatoi, Quella degli spogliatoi è una cacofonia, un obbrobrio che grida vendetta, quella della televisione e la telecamera che vanno uno spogliatoio. Anche perché è un sacco lo spogliatoio. Io non l'avrei fatto entrare. Certamente. Per concludere, può essere l'anno buono in Europa anche dopo questa designazione un po' sfortunata col Barcellona, una squadra diciamo, tra le più forti degli ultimi anni? Non me la sento di fare nessun pronostico. Da juventino cerco di pensare sempre in positivo, però è un doppio confronto. Per me se la giocano al 50%. Se sulla partita secca sarebbe diverso, andate a ritorno. Sulla partita secca può succedere di tutto, perché noi italiani siamo più attenti. Abbiamo dei concetti tattici che gli altri ci patiscono, non per niente i nostri allenatori all'estero hanno fortuna. Ringraziamo allora Beppe Furino per la sua disponibilità. Grazie a voi. Interessanti che ci ha detto, grazie. Salute. È stato un piacere. Grazie.
Allora vi diamo l'appuntamento alla prossima intervista. Grazie a tutti.